Eccoci qua al Musinè. Vi porto in questo posto a vedere un attimo la qualità della zona. Qui è tutto un bosco di querce, molto, molto naturale. Eccovi qua. Vi porto all'interno del Musinè. Questa è la linea tagliafuoco. Qui ci sono le varie radure, ecco qua. Probabilmente il posto dove faremo la pratica sarà questo. Ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Questa è una radura di querce, molto soggettiva. Questa è la linea tagliafuoco. Ora si vede un pochettino questa sorta di strada. Quella su in alto è la cima del monte. Qui ci sono le querce. Il bosco è molto suggestivo perché è pieno di anfratti con zone molto selvagge, nonostante che siamo vicino alle zone abitate. Ma questo è un luogo particolare. Viene detto da sempre che è un luogo dove tutte le genti di zona, da sempre nella storia, sono venute a fare delle pratiche essenzialmente legate alla natura. Qui, in questa zona, le genti conoscono ancora i riti, quelli che loro chiamano i riti celti. Soprattutto tutta la zona è molto legata a quello che era il mito di Rama, per cui si sono conservati nelle popolazioni locali delle conoscenze di tipo ancestrale, legate alla natura, al culto della natura. Noi ci troveremo qui al solstizio d'estate e quindi questo è una condizione particolare, visto che questa è una montagna particolare, un luogo di potere appunto. Adesso andiamo un po' avanti e vediamo ancora qualche altro spazio. Come dicevamo, questo è un luogo particolare, un luogo dove ogni angolo c'era un mistero. Poi tutta la radura è piena di forme di vita di varia natura. Tra l'altro la montagna è anche da sempre sede di grandissimi avvistamenti di astronavi, tant'è che su una parte della montagna ci sono delle pitture rupestri che riportano questo passaggio, no? Quindi dei dischi proprio disegnati sulle pietre, e si presume che risalgano al periodo paleolitico. Ecco un altro albero molto bello da vedere. Quindi questo sarà il contesto dove noi faremo la nostra pratica.